fiamma, che sta fiamma che brucia anche oggi in mezzo a noi. E mi piace, se siete d'accordo, riprendere un brano di qualcosa detta da quel padre Casimiro di cui si è parlato stamattina. Allora, padre Casimiro racconta: a Sassari i franchi mi hanno chiesto di essere vicino ad una signora che desiderava un supporto spirituale. Si chiamava Gesmina. È stato proprio parlando con lei che ho pensato a Chiara, che poteva venire in Sardegna ad annunziare l'ideale. Le ho scritto subito una lettera dove le dicevo: vieni, ti faccio conoscere una persona, così si diffonde l'ideale anche qua. Chiara è venuta. Quella signora l'ha ospitata a casa sua per alcuni giorni. Chiara ha cominciato a parlare del nostro ideale e la signora si è infervorata così tanto che è diventata una focolarina. Era impressionante come Gesuina, che adesso è in paradiso, abbia capito Chiara, come abbia colto il dono di Dio, l'ideale. Chiara l'ha infiammata dell'amore di Dio, come quella volta che eravamo ancora a Trento, essendo stato io colpito dalla generosità di Chiara, le ho detto semplicemente, ma con forza: Chiara, Dio ti ama immensamente. Ho ancora davanti la scena. Chiara è andata in fiamma. C'erano anche altre due maestre lassù, ma io ricordo Chiara. Il suo volto, la sua adesione totale, andò in fiamma. E così Chiara è venuta in Sardegna ed ha portato la fiamma dell'amore anche qui nell'isola. Mi sembra che questa è la cosa più bella che Chiara ha lasciato, questa fiamma dell'amore di Dio.